Da quando lei ha deciso di dedicare una grande parte della sua attività di compositore all'impegno politico? Io sono cresciuto nel periodo dell'antifascismo e soprattutto negli ultimi anni della guerra contro il nazismo e il fascismo. Allora vi era un impegno totale da parte dell'intellettuale come cultura totale, cioè l'intellettuale non solo come riflesso passivo della società, ma come intervento e partecipazione attiva. Quindi fin dal principio fu una scelta mia, direi sul piano umano totale, anche come musicista. Quindi non solo da momento. Nel mio sviluppo, la concezione tecnica, il dominio tecnico musicale, dalla dodecafonia al serialismo in poi, si sviluppò parallelamente con lo sviluppo ideologico. Quindi da un momento iniziale dell'antifascismo, cioè l'Spagna nel Corazon, il periodo di García Lorca, della Victoire de Guernica fino al canto sospeso, mi sviluppai e mi maturai sempre più verso la lotta aperta per il socialismo, la composizione della fabbrica illuminata, il problema della questione della fabbrica in un paese capitalista, fino oggi alle lotte di liberazione dei popoli contro l'imperialismo e il neocolonialismo USA. Appunto, La foresta è giovane e c'è di vita. Questo mio sviluppo ebbe una parte fondamentale, il viaggio che io feci l'altro anno di 3 mesi nell'America Latina, che mi portò dall'Argentina all'Uruguay, al Cile, al Perù, dove fui arrestato e espulso, e a Cuba. Soprattutto il soggiorno a Cuba, in settembre un mese, e quest'anno in gennaio, durante il Congresso della Cultura, fu per me determinante perché conobbi direttamente il grande significato della che insieme con la rivoluzione bolscevica e quella cinese sono i 3 fatti fondamentali della storia del nostro tempo. E conobbi la grande importanza delle lotte dei guerriglieri, della lotta armata dei guerriglieri nell'America Latina, nell'Asia e nell'Africa. Quindi la responsabilità dell'intellettuale e del musicista oggi è direttamente collegata con questi movimenti e solo in tal modo può essere d'avanguardia, avanguardia sul piano tecnico, sul piano della linguistica musicale e sul piano della partecipazione alla vita contemporanea. E soprattutto deve essere ben chiaro che l'intellettuale o il musicista d'avanguardia oggi non può in nessun caso dipendere dai dollari americani, non può in nessun caso partecipare a attività di università o di foundation americane, perché sono sempre collegate con il movimento della CIA e sempre quindi complici del genocidio culturale e politico che gli Stati Uniti oggi esercitano nel mondo. Quando compone musica impegnata, usa un linguaggio diverso da quello usato per musicare poesie di Ungaretti o comporre un'opera per orchestra come Incontri. Forse come il pittore che usa un linguaggio per il quadro astratto e un altro, forse più popolare, per il manifesto politico. No, perché vi è in me unità di tecnica dei principi di composizione realizzati sia nella composizione di musica strumentale, o puramente elettronica, sia nella composizione di musica contesto. Cioè i problemi linguistici e espressivi sono per me assolutamente collegati e strettamente uniti. L'unica differenza è semmai nella qualità. E la differenza del materiale, cioè una composizione per orchestra è solo con strumenti, una composizione con testo è una composizione con materiale acustico, il testo, che naturalmente ha bisogno di un altro trattamento. Però il testo per me viene analizzato sia sul piano semantico, quindi sul significato preciso di un testo, e i testi miei sono sempre più scelti attraverso documenti storici del nostro tempo, e l'analisi fonetica. Quindi la corrispondenza tra questi due elementi, fonetica e semantica, che vengono realizzati musicalmente. Per cui in me un testo viene tradotto, diventa musica e va ascoltato anche come musica. Ci può essere naturalmente l'unica diversità nel significato di comunicazione e di scelta, cioè un testo anziché solamente una musica strumentale. Cioè anche rispetto alla mia scelta di intervento nella società, quindi nel momento attuale in cui io lavoro. E ripeto la differenza di materiale acustico da adoperare, ma i principi compositivi sono sempre assolutamente uguali. Esempio, incontri per 24 strumenti, la tecnica di incontri io l'ho sviluppata anche nei cori del canto sospeso.
Altro esempio, la tecnica che io ho adoperato nello studio elettronico per la musica per Peter Weiss e Ermit Lung, ricorda cosa ti ho fatto in Auschwitz, l'ho sviluppata nel mio lavoro a Floresta, giovane e piena di vita. Quindi non c'è assolutamente differenza. Bene, Luigi Nono, ma i teorici moderni sostengono che la musica è la più astratta di tutte le arti. Lei sa come hanno lottato i classici della musica contemporanea, Arnold Schönberg, Anton Webern, contro i contenuti sentimentali della musica tardo-borghese. La sua opera è nata dalla tecnica dodecafonica e da quella della composizione seriale. Crede che la musica possa avere un contenuto? Io penso anzitutto che la teoria dominante oggi sul piano musicale è una teoria che è conseguenza del mondo e della mentalità borghese che oggi è in decadenza. In parte sono cose obiettivamente giuste, ma in gran parte sono false, sia come concetti sia come metodi analitici, soprattutto come interessi, perché legati naturalmente al potere, soprattutto al potere musicale di organizzazione. Per cui mi sembra che anzitutto non è vero dire che la musica è astratta. È un concetto che fa parte di una certa mentalità. La musica è situata nel tempo, nella società e in una funzione ben precisa. E anche per la musica hanno una gran validità le tre domande che Jean-Paul Sartre pone alla letteratura: cosa si scrive, per chi si scrive e perché si scrive. Direi che nelle risposte di queste tre domande viene implicito, è implicito il superamento della musica come semplicemente musica astratta, e sia nella funzione e anche riguardo l'espressione. Indubbiamente oggi vi è in questa teoria musicale diffusa la concezione che l'arte e la cultura non hanno nulla a che fare con la vita o con la politica, per cui anche la musica non ha nulla a che vedere con la politica, politica intesa in senso totale. Questo naturalmente ha come conseguenza un disimpegno totale, un opportunismo molto volgare, soprattutto in quanto è legato ai dollari americani. E dall'altra è una imposizione e una restrizione da parte delle organizzazioni al potere musicale, radio o fondazioni, che sono contro un certo tipo di musica. Esempio, l'uso di certi testi cattolici va bene, perché si tratta di musica spirituale. Uso di altri testi invece di documentazione che possono essere di Lumumba o di Fidel Castro non va bene, perché questi sono semplice propaganda. Non vedo assolutamente la differenza tra usare un testo della Bibbia o di Giovanni XXIII e usare il testo di Fidel. Per cui a me sembra che anche qui la possibilità, la concezione della musica come musica d'avanguardia è legata sia a un'espressione, sia a un significato e sia a un contenuto, sempre, ripeto, partendo dalle tre domande fondamentali di Jean-Paul Sartre. Lei dice che il suo linguaggio musicale è unitario. È possibile gustare la sua musica impegnata prescindendo dal contenuto, semplicemente come bella musica? Beh, questo Alfred Anders è molto curioso, perché il concetto di godimento, che è molto diffuso, è che si va al concerto o all'opera esattamente come si va in un cocktail party della high society, si beve del whisky, si parla e non si dice nulla assolutamente. Cioè non ha nessuna vera funzione culturale. Per cui il godimento musicale per me è un concetto assolutamente legato con un mondo a cui io non partecipo, anche se ci vivo in mezzo. I testi certo che si devono conoscere, ma il testo, come ho detto prima nella prima domanda, diventa musica, per cui è tutt'uno. Per cui quando noi ascoltiamo che sia la Matthäus Passion, o che sia un no giapponese, o che sia un canto dei pigmei, o un canto negro, è impossibile ascoltarlo come bella musica, come si dice, come godimento, ma invece va sempre ascoltato come espressione di una determinata cultura, di un determinato momento. Cioè, direi, l'analisi storicistica, l'analisi analitica del fenomeno è sempre fondamentale. D'accordo. Alcune composizioni del suo compatriota Monteverdi sono nate dall'esperienza della grande peste di Venezia del 1600. Oggi ancora si sente in quella musica la sofferenza vissuta
ma essa è diventata per noi quello che, secondo i canoni dell'estetica borghese, chiamiamo godimento spirituale. Cosa ne pensa? Innanzitutto penso che l'estetica borghese e il sistema capitalistico tende a ridurre tutto a oggetto di consumo e soprattutto tende a portare all'estrema conseguenza la totale alienazione, che vuol dire all'astrazione veramente dei motivi, del perché e dei significati. Allora viene il risultato, il godimento puramente spirituale, concezione della musica, della cultura come sopra la vita, che non ha nulla a che fare della vita, che tende a elevare, soprattutto nei momenti difficili. Questo per me è completamente falso. E ripeto quello che dicevo prima, che appunto che quando sono dei testi di ordine cattolico va bene, testi di altro ordine no. Cioè il giudizio anche della critica è un giudizio di classe. È il giudizio di classe che è legato in questa società, che è una società di classe, in cui c'è una lotta di classe ben precisa che si rivela anche nel giudizio, nella posizione, nell'organizzazione musicale. Credo che Monteverdi, come Bach, come qualsiasi altro musicista, vanno ascoltati veramente nel loro significato. Cioè non in una ricostruzione da museo, ma nella loro validità, in quanto loro hanno tipizzato un momento preciso della loro epoca e oggi sono validi appunto in quanto rappresentano dei momenti fondamentali di una certa epoca. Bach, per esempio, per me ha delle differenze fondamentali tra la Matthäus Passion e la Johannes Passion, che sono le differenze derivate anche dalla differenza posizione umana dell'apostolo Matteo e dell'apostolo Giovanni. E la Johannes Passion ha dei momenti, soprattutto dei cori, che sono molto vicini alla drammaticità dei cori di Verdi e soprattutto sono vicinissimi al Sprechgesang dei cori di Schönberg, dei cori sinagogali o di altre civiltà asiatiche. Quindi è impossibile ascoltare tutto questo veramente astraendo dalla loro significato, dalla loro essenza musicale. Cosa mi interessa è anche la sua opera Intolleranza, è ispirata dalla guerra di liberazione algerina, la sua opera Canti di vita e d'amore o Sul ponte di Hiroshima, è una protesta contro la bomba atomica e ha provocato violente reazioni dei fascisti. La sua opera più recente, La foresta è giovane e piena, no, La foresta è giovane e piena di vita, dedicata al Fronte Nazionale di Liberazione del Vietnam, è ispirata da testi di Karl Marx e da documenti della lotta del Terzo Mondo contro l'imperialismo. Quali sono le reazioni di coloro per i quali lei si batte? Le sue opere vengono eseguite solo a Colonia, Roma, Parigi, Londra o Nuova York, o anche a Mosca, Pechino, Varsavia, Praga, La Habana, Algeri e Hanoi? Posso dire, alla prima esecuzione della Floresta, che è stata eseguita qui al Festival della Biennale a Venezia nel 66, il pubblico si è completamente cambiato, cioè il pubblico normale del festival non ha preso parte, cioè il pubblico di tipo aristocratico, che è tipico di Venezia, o il pubblico normale del festival. Ma sono venuti da varie parti dell'Italia, anche di delegazioni di operai, quindi di un pubblico che aveva tutta un'altra estradizione sociale. Per me è stato molto importante, nel viaggio dell'America Latina, constatare la reazione di vari ambienti, che sono ambienti di giovani della Bolivia, del Guatemala, dell'Ecuador, del Perù, dell'Argentina e di Cuba, verso questa musica. E i giudizi che loro hanno dato, non solo i giovani che studiano musica, ma anche giovani di cultura come il pittore Lam, come Césaire Aimé, come anche Carlos Franchi, cioè quelli che hanno partecipato alla lotta nella Sera Maestra. Quello per me è il pubblico mio, cioè il pubblico ideale per cui io scrivo. Naturalmente, vivendo in un paese capitalista, io scrivo anche per il pubblico italiano, per il pubblico tedesco. La reazione è totalmente differente. Cioè non c'è una forma di esaltazione per un fatto ideologico, ma è veramente un porre delle domande precise sul perché un certo tipo di lavoro, sul processo di come, per esempio, dal testo della seconda declarazione della Habana ho potuto trasformarlo in musica, com'è il procedimento nello studio elettronico. Cioè la stessa reazione, stesse domande che anche nei circoli operai, che spesso mi invitano qui in Italia per ascoltare la musica e discutere, pongono. Cioè non sono concetti puramente estetici, ma sono veramente il desiderio di conoscere come un musicista può oggi lavorare con la musica all'interno della situazione contemporanea.
Questo per quanto quello che lei mi ha chiesto riguardo la reazione. Quindi c'è una reazione totalmente distinta, che non è solo distinta lì, ma che è anche possibile trovare un pubblico anche qui nell'Europa, naturalmente escludendo il pubblico tradizionale dei vari festival, che sia del Neu-Eschingen o che sia i festival di Venezia o della Scala o dell'Opera di Berlino, ma un pubblico che è il pubblico che partecipa alla vita vera di oggi. Le mie esecuzioni, direi che negli ultimi anni, per esempio nella Germania federale, sono quasi completamente nulle, cioè non esistono. E anche in Francia questo va sia per motivi di potere e di organizzazione, sia per prese di posizione dirette verso la mia posizione. Esecuzioni io ne ho avute appunto nei paesi, anche nei paesi socialisti, anche a Mosca, con Nastri, anche a Praga, in Cecoslovacchia, in Polonia, e soprattutto a L'Avana. E direi che l'esperienza mia, anche perché forse è la più immediata, ma è stata la più fondamentale, il rapporto che ho avuto con un pubblico molto vasto, da giovani, giovanissimi di 14 anni, appunto a quelli che hanno partecipato alla lotta della Sera Maestra, per me è una indicazione molto più importante che non il giudizio di un critico europeo, o il giudizio cioè di un pubblico critico europeo o di un'estetica europea. Queste esperienze con il pubblico dei paesi rivoluzionari modificheranno il suo modo di comporre? O posso anche domandare a che cosa sta lavorando in questo momento Luigi Nono? Credo che queste esperienze nuove che ho avuto non è che modificano, ma mi aiutano molto a sviluppare nella responsabilità mia come musicista e come uomo. Anzitutto nel superare il fenomeno dell'eurocentrismo, cioè che è una grossa malattia della cultura europea di considerarsi come la cultura universale. Perché oggi esistono le culture degli altri paesi, soprattutto dei paesi latinoamericani, asiatici e africani, che hanno un livello che possono a noi insegnarci moltissimo e darci delle nuove indicazioni. Cioè superare questo tipo di colonialismo culturale che l'Europa occidentale ancora mantiene. Secondo piano, responsabilità, direi, nello sviluppo mio sul piano tecnico, sul piano della composizione, sul piano della responsabilità nell'impegno nella vita di oggi. Quindi non è una modifica, ma è un grandissimo aiuto che loro mi stanno dando nello sviluppo mio. Sto lavorando ora a due cose nuove. Una è un lavoro per coro che devo fare su invito per il Premio Italia, e l'altro, che sempre li farò nello studio elettronico della Radio di Milano, è un lavoro che è basato su dei testi di Ernesto Che Guevara, cioè sulle alcune storie della lotta della Sera Maestra. Questo è altro modo mio di mostrare la mia responsabilità e il mio impegno di fare una musica dedicata a Ernesto Che Guevara, che rappresenta, credo, per tutti quanti, non solo un esempio, ma un modello di quello che è e di quello che dovrà essere l'uomo nuovo del nostro secolo e del secolo futuro.